Srila Prabhupada ki jai, Hare Krishna. Un saluto a tutti i devoti amici che ci seguono da casa. Oggi, come ogni martedì, leggiamo un articolo tratto dal Ritorno a Krishna, questa rivista, che è la rivista ufficiale del Movimento per la Coscienza di Krishna. La rivista è stata fondata da Sua Divina Grazia Sri Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada, Acharya fondatore del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. E gli scopi della rivista sono: aiutare la gente a discernere la realtà dall'illusione, lo spirito dalla materia, l'eterno dal temporaneo. Secondo, evidenziare i difetti del materialismo. Terzo scopo, offrire guida nelle tecniche vediche della vita spirituale. Quarto, preservare e diffondere la cultura vedica. Quinto, celebrare il canto dei santi nomi del Signore come insegnato da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sesto, aiutare ogni essere vivente a ricordare e servire Sri Krishna, Dio, la persona suprema. Oggi leggeremo un articolo, Istruzione e devozione di Arudha Devidasi. Leggeremo questo articolo di Arudha Devidasi. Allora, istruzione e devozioni guidati dalla madre che li istruisce a casa, grazie. Ambedue figli sono oggi devoti e studiosi. Allora, istruzione e devozione, guidati dalla madre che li istruisce a casa, ambedue figli sono oggi devoti e studiosi, di Arudha Devidasi. Quando i nostri figli raggiunsero l'età scolare, mio marito ed io cominciamo a riflettere seriamente sulle nostre scelte per la loro istruzione formale. Come per molti genitori devoti, le nostre aspirazioni erano chiare. Volevamo infondere profondamente i valori della coscienza di Krishna nei nostri figli, dando loro anche una solida preparazione scolastica. Indagammo sulle scuole pubbliche della zona e per un po' provammo una scuola privata, ma per un motivo o per l'altro ne rimanemmo delusi. Valutammo allora se mandare i nostri figli in un convitto della Gurukula in un'altra città, ma erano poche le scuole tra cui scegliere e le uniche esistenti erano troppo lontane. Inoltre, come famiglia avevamo bisogno uno dell'altro. Boys, nell'Idaho, è una piccola cittadina e quando nel 1986 ci trasferimmo qui non vi era né un tempio né una comunità di devoti. Perciò mio marito ed io avviamo un piccolo centro nella nostra casa dove la domenica tenevamo regolarmente un programma. Fu allora che giungemmo all'idea dell'istruzione scolastica a casa, che negli Stati Uniti stava diventando sempre più popolare. Acquistammo un curriculum già pronto per l'istruzione a domicilio, ma presto lo abbandonammo ed organizzammo i programmi per le nostre lezioni, usando i libri di Srila Prabhupada come principali libri di testo. Dopo alcuni anni di istruzione scolastica a casa, fatta in questo modo, non avevamo alcun dubbio. Il metodo funzionava. I nostri figli procedevano bene sia sul piano accademico che su quello spirituale. Il piccolo centro si trasformò in un bel tempio di medie dimensioni per le loro signorie Shishirada Bankabiari, i nostri protettori e i nostri padroni. Bankabiari. Il tempio divenne il centro di molte delle nostre attività scolastiche a casa. Subito dopo che i nostri due figli si laurearono, cominciai a ricevere telefonate da giovani genitori devoti che avevano sentito parlare di istruzione scolastica a casa e volevano consigli per insegnare ai loro figli.
erano determinati a dare ai propri figli un'educazione cosciente di Krishna basata su forti valori spirituali, morali e culturali, ma non erano sicuri su come procedere. Feci del mio meglio per aiutarli. Presto queste richieste mi portarono a tenere dei seminari sull'istruzione a casa, in cui avrei potuto offrire una presentazione più sistematica, interagire personalmente con un maggior numero di genitori. Poiché nella comunità dei devoti cresceva questo interesse, fu invitata a tenere dei seminari nella città di tutti gli Stati Uniti, in India e in Inghilterra. Quanto maggiore era il numero dei genitori che adottavano l'istruzione scolastica a casa per i loro figli, tanto più mi sentivo soddisfatta del loro successo. Ogni volta che andavo, i genitori mi chiedevano di scrivere un libro per spiegare sistematicamente il metodo di educazione scolastica a casa che avevo elaborato usando i libri di Srila Prabhupada. 5 anni fa, cominciai a scrivere le mie esperienze di insegnamento a casa e a fare una ricerca delle istruzioni di Srila Prabhupada sull'educazione, tenendo in considerazione le domande, le idee e le esperienze dei genitori. Questo libro è il risultato. I principi basilari dell'istruzione scolastica a casa in coscienza di Krishna. L'istruzione scolastica a casa può far parte di uno stile di vita cosciente di Krishna, ma è un errore pensare che la coscienza di Krishna sia solo un aspetto dell'istruzione scolastica a casa. Uno stile di vita cosciente di Krishna dovrebbe essere il centro dell'istruzione scolastica a casa, cioè dovremmo sentirci ispirati a far crescere i nostri figli come buoni devoti invece che concentrarci sui loro risultati scolastici, mettendo la coscienza di Krishna al secondo posto. I libri di Srila Prabhupada appartengono a un alto livello spirituale e se li teniamo come base del nostro programma, i risultati scolastici seguiranno naturalmente. Che cosa significa per i bambini vivere una vita cosciente di Krishna? Prabhupada lo spiega con parole semplici. Seguire semplicemente il programma per gli adulti. Fate stare quanto più possibile i bambini con il regolare programma giornaliero cosciente di Krishna. E quando gli altri si recano al lavoro o si dedicano agli affari, ai bambini possono essere impartite le lezioni. Questo è tratto da una lettera scritta da Aniruddha Prabhu il 7 marzo del 1972. Questo è ciò che cercammo di fare nella nostra istruzione scolastica a casa. I bambini vivevano a casa come se fossero in una gurukula, con alcune modifiche. Tenevamo il nostro programma del mattino e dopo una colazione prasada studiavamo il Bhagavatam per 2 o 3 ore tutti i giorni. Questo studio divenne la parte principale del programma educativo e per mezzo del Bhagavatam coprimmo un certo numero di materie. Dopo lo studio applicavamo quello che imparavamo nelle nostre attività pratiche quotidiane. Per esempio, uscivamo a predicare, a dare lezioni sulla coscienza di Krishna nelle scuole locali, scrivevamo anche spettacoli devozionali e li provavamo, organizzavamo festival devozionali, eseguivamo l'adorazione delle divinità, distribuivamo i libri durante gli eventi locali ed uscivamo per l'Arinam. Per noi non c'era mai un momento di noia. L'istruzione scolastica a casa era così piena delle attività coscienti di Krishna che non c'era tempo per altro. L'idea di Srila Prabhupada per l'educazione dei nostri figli era di farli diventare devoti completi, esperti negli shastra, desiderosi di dare Krishna alle altre persone e stabili nella loro pratica personale. Una volta disse: siamo interessati ad aprire una scuola se vi si educa secondo la coscienza di Krishna, ma non siamo interessati ad una cosiddetta educazione atea. Questo è il nostro compito. Questo è tratto da una lezione del 13 novembre del 1973 tenuta a Delhi. Poiché Krishna è l'origine di tutta la conoscenza, se lo comprendiamo e lo amiamo, tutti i tipi di conoscenza seguiranno.
tutto ciò che è materiale e spirituale proviene da Krishna. Questa è la ragione per cui Srila Prabhupada enfatizza la spiritualità come lo scopo dell'educazione. Egli sapeva che lo Srimad Bhagavatam contiene tutto ciò che è necessario per comprendere sia il mondo materiale che quello spirituale. La visione di Srila Prabhupada era che i nostri figli ricevessero non solo un'educazione accademica, ma che sviluppassero anche il loro carattere con qualità divine. Per avere un buon carattere si deve avere Dio al centro della propria vita, altrimenti manca l'impulso a controllare le proprie azioni. Krishna ha molte qualità meravigliose, come la gentilezza, la saggezza, la serenità, la capacità di perdonare, e una persona dedita a Dio deve sviluppare le stesse qualità. Un buon carattere si forma con una vita pura e semplice, dedita ad ascoltare e cantare i santi nomi, che sono alla base di ogni tipo di apprendimento. Poiché lo scopo principale dell'istruzione scolastica a casa è allevare figli coscienti di Krishna, uno stile di vita cosciente di Krishna deve essere la base di un'educazione impartita a casa. Un elemento importante per preparare l'ambiente per un bambino che viene istruito a casa è l'adorazione delle divinità. Essenziale per l'educazione e la formazione dei nostri figli, in quanto insegna loro ad essere puliti, puntuali e a focalizzare la mente su Krishna. Nel capitolo 11 del Jiva Dharma, Bhaktivinoda Thakura enfatizza l'importanza dell'adorazione delle divinità. La religione che non prevede l'adorazione delle divinità esposta al pericolo che bambini nati in quella religione e coloro che iniziano la vita spirituale, entrambi possano non avere alcuna comprensione o poca di Dio, né una profonda fede in Lui. Possono divenire estremamente materialisti e addirittura possano sviluppare avversione per il Signore Supremo come risultato dell'assenza di una forma divina su cui fissare la mente. Perciò l'adorazione delle divinità è il fondamento della religione per l'umanità in generale. Prabhupada raccomandava l'adorazione delle divinità anche a tutti i capi famiglia. I capi famiglia che adorano le divinità a casa possono allevare i propri figli in un'atmosfera pura, in cui dimostrano loro in modo pratico come amare Krishna. I genitori possono insegnare ai propri figli l'importanza di inginocchiarsi, cantare, danzare, svolgere servizi come pulire il tempio, fare le ghirlande di fiori, decorare le divinità, osservare la festa. Fin dall'inizio ai figli si deve insegnare ad offrire tutto alle divinità, prima di usarlo per se stessi, compreso il cibo, abiti nuovi e i loro talenti. In questo modo un figlio può sviluppare una naturale attrazione per il Signore. I bambini hanno una tendenza naturale per il gioco e invece di usare questa attitudine in modo frivolo, possono giocare con Krishna, decorarlo, nutrirlo e adorarlo. Quando sono piccoli possono giocare con le bambole che rappresentano Krishna e adorarle, e quando crescono possono assistere i propri genitori nell'adorazione. In una lettera al suo discepolo Soka Krishna Prabhu del 13 giugno del 1972 Prabhupada scrisse: «I bambini devono sempre essere istruiti a trarre vantaggio dal proprio desiderio di giocare, insegnando loro a fare i giochi di Krishna, a fingere di essere piccoli mandriani, le mucche, i pappagalli o i demoni, e così, se pensano sempre a Krishna mentre giocano, come se fossero in compagnia di Krishna, molto presto diventeranno coscienti di Krishna. Inoltre ci dovrebbe essere un po' di ABC, poi il prasada, l'adorazione delle divinità, ancora giochi di Krishna, un po' di kirtan, un pochino di ABC, in questo modo. Così tenete la loro mente e il corpo occupati sempre in varie attività, perché i bambini sono per natura irrequieti e vogliono cambiare spesso». Prabhupada riferisce della sua infanzia per dare un esempio. Dunque, i bambini generalmente imitano le abitudini e le attività dei genitori. Così, fortunatamente, ebbi l'opportunità di avere un padre come il mio.
Noi imitiamo nostro padre. Durante la mia infanzia imitavo mio padre. Egli adorava la divinità di Krishna. Perciò gli dissi: mio caro padre, farò l'adorazione, dammi la divinità di Krishna. Egli mi dette delle piccole divinità di Radha e Krishna e lo imitavo fin dall'inizio. Questo è avvenuto veramente. Anche Maharaj Parikshit giocava con Krishna, con bambole simili a Krishna. Come Mirabai, ella giocava con una bambola che rappresentava Krishna e in seguito divenne una devota molto elevata. Quindi queste possibilità ci sono. Questo è tratto da una lezione tenuta a New York il 16 del settembre 1966. Nel suo commento al verso 3.2.2 dello Srimad Bhagavatam, Prabhupada scrive sull'adorazione precoce delle divinità da parte di Uddhava. Uddhava fin dalla nascita era per natura un devoto di Sri Krishna, un Nityasiddha, un'anima liberata. Perciò già nella sua infanzia serviva in tutta spontaneità Sri Krishna. Era solito giocare con bambole che rappresentavano Krishna e le serviva vestendole, nutrendole, adorandole. E in tal modo era costantemente assorto nel gioco della realizzazione trascendentale. Questo è il segno di un'anima eternamente liberata. Introducemmo l'adorazione delle divinità quando i nostri ragazzi avevano 3 e 5 anni. Avevano le loro divinità di Gornitai, alte 10 cm, a cui si attaccavano. Stavo con loro quando facevano l'adorazione. Impiegavamo delle ore per vestirle, fare loro il bagno e decorarle con gli ornamenti. Poi facevamo un'offerta seguita dall'artica e dal kirtan. Qualche volta versavano l'acqua o lasciavano cadere degli oggetti dall'offerta, ma questo era naturale aspettarselo da bambini piccoli. Soprattutto si prendevano cura di Goranitai con amore e rispetto. Quello che era straordinario era come rimanessero assorbiti per 2 o 3 ore senza distrarsi. A loro piaceva moltissimo fare l'adorazione. Qualsiasi cosa mangiassero o bevessero, volevano offrirla alle loro divinità e ricordavano a noi di fare la stessa cosa. Ciò creava nella casa un'atmosfera trascendentale e per loro fu facile comprendere che bisognava fare tutto per la soddisfazione di Krishna. Se erano disobbedenti, non passava molto tempo prima che smettessero grazie al loro desiderio di far piacere a Gornitai. Quando i bambini si impegnano nell'adorazione delle divinità, capiscono che Krishna è una persona, un amico e il loro oggetto di adorazione. Egli è raggiungibile e può reciprocare con coloro che lo adorano. L'adorazione delle divinità è un modo naturale per risvegliare nei bambini il loro amore per Dio. Nessuna quantità di spiegazioni può avere lo stesso risultato. Un altro beneficio aggiuntivo dell'adorazione delle divinità è che i bambini imparano l'importanza della pulizia. Imparano che devono lavarsi prima di toccare le divinità e anche se Krishna è il loro amico non può essere trattato con noncuranza come una persona comune. Diventa facile fare di Krishna il membro più importante della famiglia che ha bisogno di essere mantenuto, soddisfatto e felice. Le scritture come base dell'istruzione scolastica a casa. Srila Prabhupada diceva che fin da piccoli ai bambini dovrebbe essere insegnato il sanscrito e l'inglese, così che in futuro possano leggere i nostri libri. Questo li renderà Questa è una lettera scritta a Jagadish Prabhu del 6 aprile 1977. La conoscenza dei libri di Prabhupada è avanzata. Leggendoli i bambini possono essere ben educati, felici, soddisfatti e perfino tornare da Dio. Come è evidente in molte delle sue lezioni, è chiaro che Srila Prabhupada desiderava che nella sua Gurukula i bambini leggessero lo Srimad Bhagavatam. Il 2 luglio del 1974, parlando del Bhagavatam, canto 1, capitolo 16, verso 22, confermava che il Bhagavatam può fornire a qualsiasi bambino la conoscenza di ogni materia. Non dovrebbero aver bisogno di altro.
Leggete attentamente la seguente citazione. Nello Srimad Bhagavatam troverete tutto. Qualsiasi cosa sia necessaria all'avanzamento della civiltà umana è qui descritta. E qui si trova anche la conoscenza, tutti i dipartimenti della conoscenza, perfino l'astronomia, l'astrologia, la politica, la sociologia, la teoria atomica, c'è tutto. Perciò se studiate lo Srimad Bhagavatam con molta attenzione, ne riceverete tutta la conoscenza completa, perché il Bhagavatam inizia dalla creazione, Janmadiya Syayata. Dando loro questi insegnamenti fondamentali, i bambini acquisteranno fiducia nella loro identità spirituale e conseguiranno anche buoni risultati scolastici. I libri di Prabhupada ci ispirano ad usare la logica e la critica, che sono gli elementi fondamentali dell'istruzione scolastica. Anche una comprensione elementare della filosofia del Bhagavatam supera di gran lunga il livello di pensiero che si trova nella maggior parte dei corsi dei college. Il Bhagavatam tratta tutte le materie. Usandolo come testo per l'insegnamento ai bambini, essi partono avvantaggiati su tutte le altre materie. Quando poi dovranno studiare queste altre materie nei libri non devozionali, avranno la giusta prospettiva vedica e non verranno fuorviati verso modi di pensare atei o materialistici. Con i bambini è più facile studiare il Bhagavatam che la Bhagavad Gita, perché il Bhagavatam contiene dei racconti. Inoltre contiene tutta la filosofia della Bhagavad Gita, quindi non vi è alcuna perdita se ci concentriamo sul Bhagavatam. Abbiamo visto che perfino un bambino di 6 anni può imparare a leggere direttamente dai libri di Prabhupada e grazie al potere di questi libri le abilità linguistiche del bambino migliorano in fretta. Quando un bambino ha una buona padronanza del linguaggio può diventare esperto in qualsiasi materia. Prabhupada voleva che tutte le materie venissero insegnate in modo cosciente di Krishna. Appena possibile dobbiamo aprire le nostre scuole e insegnare ai bambini la coscienza di Krishna, usando la lingua inglese. Questo è uno dei nostri programmi. La nostra scuola non sarà riconosciuta dal governo, perché non potremo seguire il programma ministeriale. Vogliamo solo insegnare la coscienza di Krishna. Cercate di introdurre immediatamente un'istruzione cosciente di Krishna agli studenti, usando la lingua inglese. Le nostre discepole possono impegnarsi ad insegnare loro un po' di grammatica inglese, a leggere, a scrivere, la geografia, l'aritmetica, la storia, il sanscrito, ma tutto questo dovrebbe essere cosciente di Krishna. Questo è il programma Bhagavatam e questo è tratto da una lettera scritta a Giriraj il 12 aprile del 1972. Ecco, quindi così termina questo articolo molto ispirante, che tratta proprio dell'istruzione della devozione. Quindi quando diciamo i libri sono veramente la base dell'educazione per diventare veramente, non innanzitutto per diventare umani e per poi diventare coscienti di Krishna. Qui ci sono delle immagini in questo articolo dove si vedono comunque questi due bambini che adesso sono due devoti esperti, quando uno di loro, questo devoto Radhika Raman Prabhu, è molto esperto nel sanscrito, ha ascoltato delle sue bellissime lezioni al villaggio di Krishna, molto esperto. E si vedono qui i due ragazzi proprio davanti all'altare, davanti a Gornitai, e in un'altra immagine si vedono come fin dall'infanzia i bambini cominciano ad imparare come cucinare per Krishna. Quindi come in realtà quando Srila Prabhupada dice questa coscienza di Krishna è semplice per i semplici, diventa complessa per chi ha una mente complessa. In realtà vediamo come è semplice, fin da bambini si può subito insegnare ai bambini come essere coscienti di Krishna basandosi sul Bhagavatam. Quindi questi libri veramente sono la base. Quindi
molto importante comprendere come veramente il Bhagavatam risponde a ogni domanda, così come è scritto in uno dei primi versi del Bhagavatam. Qui questa devota, proprio con l'esempio, sta predicando come fare in modo che i ragazzi, i bambini, possano essere coscienti di Krishna fin dall'infanzia. Perché noi sappiamo che siamo tutti coscienti di Krishna semplicemente poi a contatto con l'energia materiale, a contatto con le influenze della natura materiale, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, questa coscienza viene momentaneamente coperta. Questo è il metodo per risvegliare questa coscienza, mettere Krishna al centro, e la base proprio sono i libri di Srila Prabhupada che ci insegnano come diventare coscienti di Krishna, come adorare Krishna, come servirlo. E in questo modo tutto si sviluppa. Quindi è un articolo molto ispirante, soprattutto per tutti i devoti, per tutti i devoti che hanno come servizio quello di prendersi cura di bambini e di farli crescere coscienti di Krishna. Non so se ci sono commenti. Sì. A parte che ti fa venire voglia di avere un figlio in coscienza di Krishna, questo articolo. Non ho Ti fa capito. venire voglia di avere un figlio in coscienza di Ah, Krishna, sì. di allevarlo, accudirlo e tutto quanto. Poi lì parla dell'esempio che danno i genitori ai figli, come adorare le divinità. All'inizio i figli giustamente imitavano. A me viene in mente comunque anche un ragazzo o un neofita, un semplice neofita a 20, 30 anni, 40 anni. Prabhupada comunque consiglia nell'Upadeshamrita di non imitare, di seguire le orme. Però Seguire un neofita l'insegnamento. comunque è portato a imitare all'inizio per poi seguire le orme. Questo qua non so, è un commento, una cosa. Ah, ok, sì. Allora, All'inizio è necessario imitare per poi avere seguire le orme, davvero. sì, allora in questo caso sono due argomenti diversi, perché in questo caso imitano questi bambini, quando questa devota parla dell'imitazione dei bambini, loro imitano come fare l'artic, come servire le divinità, anche se magari non hanno questa comprensione. Però questo metodo gli permette di porre Krishna al centro. L'imitazione invece di cui parli tu nell'Upadeshamrita, quello significa seguire le orme degli Acharya e non imitare il comportamento degli Acharya, ossia di devoti molto elevati. Faccio un esempio. I sei Goswami di Vrindavan erano molto rinunciati. Loro mangiavano pochissimo e dormivano pochissimo, a volte non dormivano neanche. E in questo caso, al nostro livello, non possiamo imitare un comportamento del genere. Così come, per esempio, Bhaktivinoda Thakur spiega che a un nostro livello dobbiamo avere una mente tranquilla, dobbiamo avere un giusto riposo, una giusta alimentazione, perché altrimenti il nostro servizio devozionale ne risente perché siamo disturbati. In questo caso non bisogna imitare in maniera artificiale il comportamento dei Goswami. Loro dormivano sotto un albero, si legge che per esempio dormivano usando le braccia come cuscino, usavano tutto quello che la foresta offriva per coprirsi e per mangiare. Questo non è possibile farlo, però cosa è possibile? Seguire l'insegnamento di questi grandi acciari, ossia ridurre le necessità del corpo e comprendere che in realtà basta poco per mantenere questo corpo. Quindi in questo caso non si può imitare il comportamento di questi acciari. Invece quando si parla dei bambini, così come Srila Prabhupada dice che vedendo l'esempio del padre che adorava Krishna, chiede anche lui delle divinità, poi gli chiederà anche un piccolo carro per fare la ratayatra, per esempio, quell'imitazione è un'imitazione che eleva, perché permette di mettere Krishna al centro, ma un'imitazione artificiale dei comportamenti di grandi personalità, di grandi acciaria, di devoti avanzati,
quello ci degrada. Per questo uno deve sempre discriminare. Quando si parla di acciaia si parla proprio di seguire le orme, non di imitare. Per esempio, ascoltavo una lezione di una delle nostre guide, però non mi ricordo onestamente chi era, che parlava proprio di questo punto, che diceva cosa succede a noi se ci ritiriamo in una foresta a cantare tutto il giorno il mantra di Krishna? Cosa succede? Che la mente vorrà gratificarsi, perché non siamo in grado di fare come quello che fanno i grandi saggi, le grandi persone rinunciate. Però da loro dobbiamo prendere l'insegnamento che bisogna cantare e pensare costantemente a Krishna, agendo anche a livello pratico. Quindi è diversa in quel caso l'imitazione, si riferisce a un'imitazione di grandi personalità. Facile comunque cadere nell'imitazione e non seguire le orme, cioè, penso sia un sottile confine tra seguire le orme vere e proprio e un'imitazione, anche se magari è onesta e sincera, però è comunque un'imitazione. Sì. C'è un racconto di Srila Prabhupada di uno dei suoi discepoli che dice: io non capisco perché devo fare gli omaggi, perché devo fare sempre dandavat e devo fare sempre gli omaggi. Come faccio? E Prabhupada gli risponde: continua a farli e capirai. Così anche nel nostro caso è facile, certo che è facile, quando vedi, nel senso spontaneo, quando vedi un devoto che per te è fonte di ispirazione, cerchi di imitarlo, come si muove, come parla, come gesticola, come fa questo, come fa quello. Però quello che è importante è l'attitudine che noi sviluppiamo. E comunque non si possono imitare queste grandi personalità. Seguire le orme vuol dire proprio comprendere l'insegnamento tramite il loro esempio, perché loro predicano con l'esempio. Quindi così come nel caso Prabhupada non dormiva mai, dormiva pochissimo, traduceva sempre libri. Qual è l'insegnamento? Che dobbiamo ridurre il sonno, non possiamo in maniera artificiale non dormire. Perché poi cosa Bhaktivinoda Thakura dice? Che se uno non dorme abbastanza, poi la mente è irrequieta, quindi diventa nervoso, quindi diventa facilmente irritabile. E questo è il livello, noi siamo a un livello sadhaka, dobbiamo seguire norme e regolamenti. Però l'esempio di queste grandi personalità, perché noi studiamo e analizziamo l'esempio di queste grandi personalità? Primo, per comprendere che noi non siamo a questo livello. Quindi uno onestamente, magari all'inizio si sente di aver capito tutto, noi siamo devoti da poco, aspiranti, pensiamo di aver già capito, perché cantiamo Hare Krishna tanti anni, perché studiamo i libri, perché siamo sempre nel tempio. Ma leggere, studiare le attività trascendentali di questi devoti ci aiuta innanzitutto a capire dove noi siamo veramente collocati, quindi, e qual è il fine da raggiungere. E questo significa appunto seguire gli insegnamenti, non si può imitare, perché l'imitazione è superficiale, e come quando noi agiamo in maniera superficiale anche il risultato sarà superficiale, perché se non c'è la comprensione del perché agire in un modo piuttosto che in un altro, questa imitazione poi dopo un po', se non si sperimenta un gusto nel fare quello che si fa, questa imitazione non ci darà piacere, e quindi torneremo a rifare le stesse attività che facevamo prima. Quindi bisogna seguire l'esempio, proprio seguendo l'istruzione, seguendo proprio l'insegnamento, ma non imitando. In questo caso questa devota invece insegna proprio come per i bambini è più naturale, perché hanno questa tendenza a voler giocare con le bambole. Mi ricordo anche io una volta, stavo raccontando ai miei genitori che dovevo vestire le divinità e non,
E lo, diceva, ah, domani sarà la prima volta che vesto le divinità. E allora i miei genitori, nella loro simpatia, mi hanno proprio detto: non sai come si fa, hai giocato con le bambole, perché è più naturale pensare a delle bambole. Anche la Danata Maharaja racconta di quando era a New Vrindavana, che adorava le divinità, e invitò suo papà a visitarlo. E suo padre era nel tempio e la Danata Maharaja era sull'altare che faceva l'adorazione, e suo padre incominciò a piangere. E allora Maharaja gli chiese, lo guardò, e il padre di Maharaja disse: figlio mio, io ti ho fatto studiare così tanti anni per farti adorare delle bambole. Era disperato, diciamo, come è possibile? Perché ai nostri occhi, finché non siamo a un livello di visione con gli occhi veramente della conoscenza, con gli occhi trascendentali, quindi per i bambini è ancora più facile. Lì come è ancora più facile raccontargli le storie del Bhagavatam, perché non è che si fanno tante domande: ma com'è possibile che si dice questo, che si dice quello? Non se le fanno queste domande. I bambini ascoltano la storia, per questo qua dice il Bhagavatam contiene dei racconti, quindi invece al nostro livello, che più andiamo avanti, siamo sempre più condizionati, sentiamo un racconto e diciamo: ma questo come può essere? Scientificamente non c'è nessuna spiegazione, non c'è questo, non c'è quello. E quindi è diverso, dobbiamo fare così con i bambini, per chi ha appunto dei figli da educare. Questo è un ottimo esempio, questa è una famiglia veramente speciale, questa famiglia, sono tutti devoti, e i due ragazzi, questi due devoti, sono bravissimi, sono Gopala Hari Prabhu e Radhika Raman Prabhu, sono veramente due devoti molto esperti, quindi è questa una fonte di ispirazione, come veramente i libri di Srila Prabhupada sono veramente la base, non c'è bisogno di nient'altro. Mi so rispondere alla domanda. Sì. Tante volte magari uno si confonde seguire e imitare, perché talvolta bisogna fare la stessa cosa che fa il maestro, e talvolta invece non bisogna fare la stessa cosa che fa il maestro o la persona che insegna, come un insegnante. Però vado a fare sempre l'insegnante che una persona che sta insegnando, pure una persona che non sa niente, proprio le basi, comincia a scrivere A, poi scrive B, C. Allora in quel caso bisogna imitare, in quel caso si sta comportando in maniera tale che la persona possa imitare, cioè adesso devo scrivere anch'io A, B e C. Però normalmente poi quell'insegnante magari va a scrivere un trattato di matematica, poi il bambino piccolo che vuole imitare, nel tentare di scrivere il trattato di matematica, ovviamente no, si rende ridicolo. Si capisce che lui appunto è un bambino. Però questo, quando l'insegnante, l'acharya, dice questa è la lettera A, questa è la lettera B, non significa che lui è a livello elementare. In quel caso lui non è a livello elementare, però si mette a quel livello in maniera tale che tu puoi fare la stessa cosa e in questo caso imparare. Però non dobbiamo imitare, per esempio, l'acharya quando ci sono tipo comportamenti che dorme per 2 ore a notte, oppure sintomi d'estasi, uno cerca di imitare, cioè adesso mi faccio venire anch'io le lacrime, imito, in questo senso. Quindi bisogna saper discernere con l'intelligenza spirituale cosa, tra virgolette, imitare, cioè fare la stessa cosa, e cosa invece semplicemente adorare il comportamento dell'acharya e appunto avere soltanto come punto di riferimento, come punto di perfezione. Cioè, un giorno magari con la misericordia di Krishna, forse anch'io. Proprio come punto di riferimento. Per questo, come appunto dicevamo, questo ci permette di capire dove siamo collocati noi e dove dobbiamo arrivare, qual è il fine. Diventare veramente coscienti di Krishna, dei devoti veramente desiderosi di servire Krishna e tutti i suoi rappresentanti. Jai Srila Prabhupada ki jai, di vista ritorno a Krishna ki jai.
C'è un saluto, un commento da Madhaji Gandharvika. Cara Tulsi Gopi, mi omaggi, grazie per questa bella lezione sulla natura trascendentale delle murti, la forma in cui Krishna ci aiuta a sciogliere il cuore e sviluppare la dolcezza. Krishna Gandharvika, i nostri omaggi, i miei rispettosi omaggi. Vediamo l'ora di vederti, non abbiamo separazione. Grazie, felice giornata a tutti. Hare Krishna.